Osimhen lascia il Napoli, De Laurentiis ha già bloccato il sostituto. Gioca in Serie A. Kim, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka sono tantissimi giocatori azzurri esplosi sotto la gestione di Luciano Spalletti. Lo scudetto, riportato a Napoli 33 anni dopo l'ultima volta, ha regalato una gioia immensa a tutta la città, ma al tempo stesso ha attirato l'attenzione su tutti i top presenti in rosa. Kim sembra ormai promesso sposo del Bayern Monaco, che pagherà la clausola rescissoria, mentre gli altri top, come annunciato da De Laurentiis, lasceranno il Napoli solo per offerte irrinunciabili. Infatti, la volontà del presidente De Laurentiis e di Rudy Garcia è quella di continuare a vincere in Italia, migliorando anche il piazzamento in Champions League. Per questo motivo, Osimhen lascerà Napoli solo per un'offerta di minimo 150 milioni di euro, cifra che comunque non spaventa né il PSG né il Chelsea. De Laurentiis si sta quindi guardando intorno e, in base a quanto riportato da Michele Criscitiello su Twitter, avrebbe già bloccato il dopo Osimhen. Si tratta di Beto, attaccante dell'Udinese. Il portoghese ha segnato 21 gol in 61 presenze in Serie A. Beto ha una clausola rescissoria pari a 35 milioni di euro, ma l'intesa verbale tra Pozzo e De Laurentiis sarebbe stata trovata a 25 più una contropartita. Secondo voi, Beto è pronto per un top club?